Il risultato si è sbloccato al 18° minuto, ecco, da Junior a Sclosa, Serena, rimpallo, Schachner, Serena, ancora, Sclosa, ecco, serve Dossena ed è gol, 1-0 per il Torino. Altra azione pericolosa dei Granata, da Serena a Dossena, ma respinge Galli. Una rimessa laterale dei Viola, oggi in maglia bianca, da Oriali a Gentile, ancora ad Oriali, poi a Monelli e ribatte Martina. Andiamo al secondo tempo. All'ottavo arriva il pareggio, da Pin a Pecci, l'ex. Ed è gol, pareggio, 1-1. Qui una punizione per il Torino, la batte Junior, Galli devia in angolo. Al 16° il Torino va di nuovo in vantaggio con questa azione. Francini, tra poco, eccolo, finisce a terra in area per intervento di Pin. L'arbitro Pieri assegna il rigore al Torino e Junior lo trasforma. Adesso siamo sul 2-1 per i Granata, ma al 35° ancora una volta la Fiorentina pareggia e ancora con l'ex Pecci. Ecco, il tiraccio di Gentile lo raccoglie Pecci ed è il gol del 2-2. Preme il Torino nel finale alla ricerca della vittoria, ma invano. Qui Dossena per Zaccarelli, scambio con Sclosa, ancora Zaccarelli a sud di palo. Ecco, e qui l'incontro finisce, qui vediamo inquadrato il signor Franchi, 100 partite in Serie A, uno dei migliori guardaline visti al comunale. Ho concluso da Torino.